quali sono le questioni che ha sottoposto al ministro? Abbiamo parlato del processo generale di riforma delle istituzioni, che è molto importante perché la semplificazione e l'efficacia dell'azione di governo anche negli enti locali è fondamentale per recuperare il rapporto con i cittadini. Poi abbiamo parlato anche di alcune questioni specifiche che riguardano la nostra regione, in modo particolare il superamento del criterio della spesa storica per il trasporto pubblico locale, che penalizza fortemente la Regione Marche, perché noi, essendo stati particolarmente marchigiani, quindi molto attenti nella gestione delle risorse sul trasporto pubblico locale, ora veniamo penalizzati a vantaggio delle regioni che invece sono state spendaccione, essendo appunto applicato il criterio della spesa storica. Il Ministro ci ha assicurato che da prossimo anno questo criterio sarà rivisto, quindi speriamo di avere quello che compete alla nostra regione. Poi abbiamo parlato anche della vicenda della sentenza della Corte Costituzionale sul biogas, che crea un disparità di trattamento tra regioni. La stessa normativa che noi avevamo bocciata dalla Corte Costituzionale è in vigore in questo momento a Regione Emilia-Romagna, quindi si capisce che esiste la necessità di un intervento da parte del Parlamento, ma anche del Governo, per ripristinare un criterio di equità e di correttezza Date amministrativa. le risposte al ministro. Ma sì, perché il Ministro ha una visione particolarmente innovativa, guarda i problemi del nostro paese che in questo momento sono drammatici, perché noi siamo abituati a vederli qui nelle Marche, ma in realtà è il paese Italia che sta soffrendo enormemente, che vive il sesto anno di crisi, il quarto di recessione, con difficoltà straordinarie per le famiglie, per le imprese, per tutte le istituzioni, e quindi anche il governo, anche i livelli della pubblica amministrazione devono semplificare, devono recuperare efficienza per dare il loro contributo a questo processo di riorganizzazione che riporti l'Italia e l'Europa in un contesto competitivo più adeguato. Le riforme della pubblica amministrazione quanto potranno incidere sull'economia marchigiana? Noi abbiamo già avviato un processo di riforma della pubblica amministrazione a partire dall'inizio della legislatura, quando ancora non si parlava di spending review o di altre cose, però incidono molto, perché se tu alleggerisci il carico sui cittadini e sulle imprese, creando dei meccanismi molto fluidi, molto semplificati, alleggerisci non soltanto la parte finanziaria, ma soprattutto quella burocratica e amministrativa, che oggi pesa ancora di più di quella finanziaria sulle imprese. Beh, noi abbiamo depositato la legge che il Parlamento esaminerà nelle prossime settimane. La legge vuole semplificare molto i livelli istituzionali, basarsi molto sull'esperienza di regioni e comuni e quindi togliere tutti gli enti intermedi che sono spesso duplicazioni, chiarificare i compiti di ognuno. Credo che proprio qui nelle Marche c'è un ottimo esempio di come si possa fare una pianificazione di area vasta, efficace, efficiente in collegamento con i comuni. Quindi, oltre a questo, ci sarà la nascita delle città metropolitane e la promozione, delle unioni di comuni come modo per, gestire meglio i servizi. Questa riforma si basa su un principio molto semplice che è trovare le dimensioni giuste e, come dire, gli ambiti ottimali per garantire buoni servizi a cittadini e imprese. Addio provincia, ma soprattutto addio provincia. Sì, addio province, le province saranno gestite appunto dai sindaci e la pianificazione di area provinciale verrà fatta insieme alla regione. Le province gestiranno dal punto di vista concreto solo. Ha la possibilità di approvare la legge credo entro la fine dell'anno e quindi questo potrebbe consentire di attuare la riforma già dalla prossima primavera evitando le elezioni provinciali. Per quanto riguarda le risorse? Beh, questa riforma dovrebbe fare risparmiare risorse, quindi è una riforma a costo zero, anzi ha risparmi che noi presumiamo essere significativi nell'arco di 2 o 3 anni, soprattutto a risparmi burocratici. Io cito sempre l'esempio della Germania che attraverso efficientamenti di burocrazia e semplificazioni, evitando passaggi burocratici, ha risparmiato più di 10 miliardi in 4 anni. E il personale? Il personale delle province verrà valorizzato e spostato laddove le province non ne hanno bisogno, cioè se si tratta per esempio della gestione delle scuole superiori verrà spostato nei comuni capoluogo dove ci sono già uffici tecnici e quindi il personale verrà valorizzato per le sue competenze. Per le comunità montane? Le comunità montane sono ormai realtà che sappiamo, come dire, non vengono previste nelle leggi, sono articolazioni spontanee che possono sussistere dentro ai territori e quindi
Per noi il valore vero sono le unioni di comuni. Le unioni di comuni montani rappresentano quelle che... Sì, noi abbiamo già garantito, il Presidente del Consiglio ha garantito, io ero insieme a lui nell'incontro con l'ANCI, con l'Associazione dei Comuni Italiani, abbiamo garantito che questa riforma sarà a costo zero per i comuni e dobbiamo ovviamente mantenere la parola, per cui siamo molto seri e determinati nel mantenere questa parola. Sappiamo che i bilanci hanno bisogno di certezze e quindi con la legge di stabilità verranno finalmente, credo, risolte tutte le incertezze che adesso agitano il cuore dei nostri sindaci. Ci teniamo molto a ripartire dagli enti locali e quindi rispetteremo i patti e la nuova service tax nel 2014 pure potrà garantire loro una manovrabilità e una equità che l'IMU non garantiva.